di iniziare questo nuovissimo video vi ricordo di partecipare al contest. Per partecipare basta essere iscritti al canale con la campanella, condividere il video con 5 amici e farli commentare, ma soprattutto seguitemi al link in descrizione su Instagram. In questo contest potete vincere infatti skin, picconi, emote e tanto altro gratis. Ora però passiamo al video. E benvenuti ragazzi finalmente in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo subito un bel like al video, ma soprattutto di commentare scrivendo cosa ne pensate poi quando l'avete visto tutto. Oggi infatti andiamo a parlare del teaser ufficiale della season 7 e mi raccomando raga, ogni giorno alle 14:30 collegati sul canale, perché ogni giorno appunto uscirà un teaser della season 7 ufficiale e io ve lo porterò, quindi mi raccomando restate collegati. Oggi andremo a vedere appunto quel teaser e andremo a parlare di altre news abbastanza interessanti, quindi guardate il video fino alla fine. Come al nostro solito in questi video direi di andare a Cascina Colossale, che come sapete appunto ha rifiutato dei cambiamenti a tema alieni, e oggi andremo a fare alla fine del video una piccolissima teoria. Però senza perderci troppo in chiacchiere partiamo subito. Allora raga, come vedete da questa immagine qua che vi ho messo a schermo, vediamo praticamente un teaser ufficiale della season 7. Perché dico ufficiale? Perché semplicemente Fortnite e l'Epic Games l'ha postato sul Twitter ufficiale appunto. Non è un leaks, non è una teoria, non è un concept, è ufficiale. E praticamente c'è addirittura un video ragazzi di questa cosa. Però io sfortunatamente col mio tra virgolette programma di editing non posso mettervi la schermo, quindi semplicemente raga ve lo farò subito vedere. Eccoci qua raga nella schermata, vi faccio vedere subito appunto il teaser ufficiale. Quella di prima era l'immagine, questo è proprio il video ufficiale. Fortnite, they're coming 8 giugno 2021, qua la data ovviamente è spostata perché appunto loro sono negli Stati Uniti. E sotto raga ovviamente sentiamo dei versi. Questa cosa è molto strana, perché appunto cioè conferma ancora di più il fatto che arriveranno. Comunque raga, voi cosa vi aspettate da questa season? Pensate che arriveranno altri teaser? Pensate che arriveranno altre cose strane? Io sinceramente penso che ogni giorno appunto arriverà un teaser. Per questo prima vi ho detto che se non volete perdervi nessun teaser mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella, perché appunto ogni giorno uscirà un video sul nuovo teaser appunto. Mi raccomando, non perdetevi video. Io sinceramente credo che fino alla season 7 avremo questi teaser. Beh, in effetti sono ancora un pochetto di giorni, cioè in effetti ragazzi ci pensate, oggi praticamente mancano 5 giorni se non sbaglio, io quando sto registrando, per voi dovrebbero mancarne 4, 4 giorni, boh, sinceramente non lo so se lasciano altri 4 teaser, può essere sinceramente, però 5 teaser in totale è un po' strano sinceramente. Comunque, qua ragazzi c'è un nemicozzo, che questo nemicozzo sinceramente non lo killerò mai, anche perché raga, non capisco come fanno a sentirmi sempre, ma GG per loro. E la madonna raga, questo qua è proprio uno di quei tryharderoni cattivi che io sinceramente se killo rido come non so cosa. Dai. Non ci posso credere, vabbè raga, ma cioè sono inkillabili queste persone, io non ci posso credere, oh mio Dio. One eternity later. E la madonna ragazzi, non ci posso credere che l'ho killato. Questo perché avete lasciato like a questo video, quindi mi raccomando sfondate il video di like, perché come vedete se lasciate like ragazzi io vinco, quindi mi raccomando lasciate subito like. E facciamoci anche il medikit. E intanto però andiamo avanti a parlare ragazzi di queste teaser appunto e di queste news. Dovrebbe già essere stata attivata la lobby a tema oro. Vedremo praticamente nella lobby praticamente delle macchine strane con dei lingotti anche. E questo sarà perché appunto sarà attiva la settimana dell'oro, diciamo la settimana selvaggia oro. E in questa settimana praticamente avremo uno sconto su tutte le armi esotiche e uno sconto sui potenziamenti. Da quel che ho capito forse riceviamo anche più oro. Non lo so, non sono sicuro su questa ultima news. Però ragazzi una cosa è certa, spendete tutto l'oro prima della fine della season, altrimenti ve lo rimuoveranno. In realtà ve lo rimuovono in ogni caso, quindi appunto spendetelo, comprate tutte le armi esotiche, tutta la roba super costosa, perché io ragazzi sono uno di quei player che praticamente per tutta la season non spende l'oro, poi arriva l'ultimo giorno e compra praticamente anche non lo so la pistola leggendaria, cioè per farvi capire. Come al solito ragazzi in ogni mio video c'è la safe, però stavolta spero non mi killi, anche perché se mi killa io mi arrabbio, perché sinceramente ho 3 co-shot e non penso di morire.
Però c'è un nemico? No, 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 no. Questa cosa non va affatto bene. Ora gli spara subito, raga. Vediamo un po'. Spara, spara. Oh, 31, 32. Oh, mio Dio, raga. Oh, non ci posso credere. Bianco, 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 bianco. Oh, mio Dio, raga. Questo va killato. Questo non possiamo farcelo scappare. C'è un cinghiale, raga, che lo sta attaccando. Dai, cinghialino, dai. Aiutami a killarlo. Anche perché questo sta scappando come non so cosa. Comunque, tornando a parlare, ragazzi, delle news. Appunto, questa settimana dell'ora arriverà, penso, anzi, sia già arrivata quando voi vedete il video. Però per me che lo sto registrando dovrebbe arrivare domani, quindi per voi appunto oggi dovrebbe essere già arrivata. Sinceramente una settimana un po' così, boh, sinceramente non mi interessa più di tanto, però io aspetto con ansia veramente un altro teaser. E questo qua, vabbè raga, non ci posso credere che mi ha killato questo qua. Tra l'altro mi ha switchato solo l'arma. Ok, questo gioco non è assolutamente buggato e io ho finito i mazzi, ho finito le cure, ho finito qualsiasi cosa che si può finire nella vita su Fortnite. No raga, se lo killavo, raga, se lo killavo era epico. Dire raga che non avete lasciato abbastanza like, quindi lasciatelo subito proprio ora. Raga, 5, 4, 3, 2, 1, molto bene. Però ragazzi, mi raccomando, non skippate il video, perché adesso andiamo a parlare di un'altra news che riguarda una collaborazione, però non una collaborazione come tutte le altre, ma una collaborazione veramente assurda. E iscrivetevi proprio ora al canale se ancora non l'avete fatto, e se vi va, anzi, dovete farlo, dovete assolutamente commentare il video con qualsiasi cosa, raga, basta che lo commentate. E vi annuncio anche che a breve, ragazzi, dovrei finalmente avere il codice creatore, quindi ci farò un video a riguardo. Mi raccomando, restate sintonizzati sul canale. Torniamo come al nostro solito a cascina. E ora però passiamo con l'ultima news di questo video, ovvero ragazzi della collaborazione con Oreo, o Oreo, insomma come volete chiamarlo, li chiamo Oreo. I biscotti, quelli buonissimi, che io sinceramente non ho mai mangiato, non linciatemi nei commenti per favore. Però vabbè, comunque in ogni caso ci sarà una collaborazione con quelli, perché appunto nella pagina Twitter ufficiale di Oreo appunto sono stati, diciamo, spoilerate delle cose anche sulla season 7 di Fortnite. Ha fatto proprio un tweet la pagina di Oreo taggando Fortnite, quindi non è che sono teorie, è proprio ufficiale che arriverà questa collaborazione. E ragazzi, praticamente lì abbiamo visto un campo di grano con sopra un Oreo gigante in un'immagine appunto postata da loro, che se mi ricordo ve la metterò a schermo. Appunto questa immagine gigantesca con un UFO, che in realtà più che un UFO è proprio un biscotto Oreo, quindi praticamente ricalca la season 7 di Fortnite, però ovviamente con dei riferimenti proprio al biscotto Oreo per sponsorizzarsi, diciamo. E quindi appunto ci sarà una collaborazione. Però io mi chiedo, come avverrà questa collaborazione? Perché in effetti, ragazzi, se ci pensate, come potrebbe avvenire una collaborazione tra un biscotto e praticamente un gioco, raga, un videogioco? Cioè, non ha senso sta cosa. Magari in un giocattolo potevano metterla all'interno, ma in un videogioco, boh, è molto strana questa cosa. Quindi avremo la skin, tipo la skin del biscotto, Oreo, cioè non lo so, veramente è molto strana questa cosa. Ma la sezione commenti c'è apposta per farvi scrivere cosa ne pensate voi, perché raga, io sinceramente non lo so. Però boh, magari ci sarà qualcosa di molto molto figo, perché sicuramente una collaborazione in qualche modo arriverà. Cosa vedo nei miei occhi, ragazzi? Un bel tattico blu, prendiamolo subito. Comunque raga, l'ultima news, in realtà più che una news è una cosa così, una teoria più che altro, ma è abbastanza verificata. Il fatto che nella prossima season toglieranno tutte le armi appunto primordiali, meccaniche, cioè più che meccaniche quelle improvvisate, meccaniche in realtà sono quelle classiche. Questo perché? Perché ovviamente finirà il tema primordiale, quindi per tutti quelli che amano l'arco come me, perché io ragazzi amo l'arco sinceramente, soprattutto quello meccanico, per tutti quelli che amano le armi primordiali improvvisate, credo che nessuno le ami, però sinceramente comunque per chi le ama appunto vi ricordo di usarle, perché altrimenti ve le rimuoveranno, perché nella season 7 probabilmente appunto, questa era la teoria, avremo delle armi molto futuristiche, molto stile appunto alieno, molto molto strano sinceramente. Non so che armi arriveranno, però sicuramente qualcosa di molto futuristico, magari delle armi a raggi laser, tipo roba molto strana, non lo so sinceramente. Tada, chest mitica, apriamola subito. E no, 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 no. Questo qua, ragazzi, spero sia un bot. Ok, è un bot, perché sennò, raga, se non era un bot, ovviamente io ho messo anche i bot, perché sono fortissimo, raga, cioè, perché io sono forte, giustamente. In realtà sono scazzo. Ma comunque, come al solito, raga, ricordatevi di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video, e soprattutto se le news non le conoscevate, perché comunque io su questo canale ogni giorno alle 14:30 pubblico un video dove appunto voi potete scoprire tutte le nuovissime news di Fortnite. Le nuove news, avete capito, ecco. E quindi se volete restare aggiornati iscrivetevi con la campanella, lasciate un bel like, commentate. Noi ci vediamo in un prossimo video. Non capisco perché mi fa vedere il trailer adesso, ma in ogni caso, bella.